Oggi, 5 aprile 1990. Il padrino del sole, il lavoratore più indefesso dello show business americano, Mr. Dinamite in persona, ovvero James Brown, viene trasferito da una cella della prigione di stato della Georgia al centro di lavoro del Lower Savannah. Qui gli danno 4 dollari l'ora per svolgere attività di assistenza ai tossicodipendenti. Per lui è la fine di un incubo. Tutto era iniziato 15 mesi prima, quando Brown si era beccato una condanna e 6 anni di galera. Motivo? Spaccio e uso di stupefacenti, detenzione di armi da fuoco, resistenza a pubblico ufficiale. In realtà per lui i guai sono cominciati a metà del 1988, quando la terza moglie, Adrienne Lois Rodriguez, lo ha accusato di tentato omicidio. 2 giorni dopo la donna viene arrestata per possesso di sostanze illegali e neanche 2 settimane più tardi James Brown distrugge e incendia la sua camera d'albergo nel New Hampshire. Quindi viene arrestato e trasferito nel carcere della Georgia. Per Brown la prigione è un luogo tanto familiare quanto il palcoscenico. Arrestato per furto già a 16 anni, ne trascorre 3 nelle patrie galere, infrange la legge in tutti i modi possibili. Violenza carnale, frode fiscale, possesso e spaccio di droga, tentato omicidio, guida pericolosa. Addirittura nel luglio dell'anno 2000 minaccia di accoltellare un elettricista chiamato a visionare un guasto in casa sua. Eppure, appena si trova davanti al microfono, James Brown diventa energia allo stato puro, o addirittura, come canta in un suo celeberrimo brano, si trasforma in una vera e propria macchina del sesso. Get up, 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 get up